Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Spunti di Bioetica, anche questa settimana in compagnia di Don Gianmaria Comolli per parlare della pillola abortiva, la RU486. Don Gianmaria, cos'è la RU486? La RU486 fu ideata negli anni 80 del XX secolo dal medico francese Ban Liu. Procura l'aborto non chirurgicamente ma farmacologicamente, assumendo due pillole entro la settima settimana dall'inizio della gravidanza. La prima pillola, che è composta da mifepristone, uccide il feto. La seconda, invece, che è composta da misoprostol, provoca le contrazioni perché il feto sia espulso. Però dobbiamo dire che il 4-8% delle donne sono poi costrette a ricorrere all'intervento chirurgico perché questo aborto è incompleto. In Italia questa pillola fu autorizzata nel luglio del 2009 dall'AIFA, cioè l'Agenzia Italiana del Farmaco. Dove si svolge questo procedimento? In Italia per il momento questo procedimento si svolge in ospedale, dove la donna assume il farmaco e dovrà rimanere ricoverata fino alla espulsione del feto. Ma il passaggio dalla somministrazione ospedaliera a quella domiciliare è un passaggio breve. Infatti, l'espulsione del feto potrebbe avvenire anche dopo 20 giorni dall'assunzione della pillola. Inoltre voi sapete che la Costituzione italiana proibisce la coartazione al ricovero ospedaliero, tranne che nelle situazioni che sono previste dalla legge. Di conseguenza una donna potrebbe assumere la pillola in ospedale e poi dimettersi, tornare a casa e terminare questo aborto nella sua abitazione, in viaggio, in ufficio, dove capita, nella assoluta e agghiacciante solitudine, oltre che con dei rischi mortali. Nei paesi esteri la donna si reca in farmacia, compra questo farmaco e poi a casa, nella più assoluta e disperata indifferenza e solitudine, compie l'aborto. Questa pillola è rischiosa per la salute della donna? La RU486 ha già causato gravi effetti collaterali e ha provocato anche alcune morti. Per la precisione, le morti sono 16, quelle denunciate alla comunità scientifica, però se ne sospettano molto di più. E i gravi effetti collaterali con le morti furono segnalati dalla stessa industria produttrice alla letteratura scientifica internazionale. Ad esempio, uno studio che analizzò i disturbi collaterali provocati su 607 donne segnalò che 237 donne furono colpite da emorragia, 66 da infezioni, a volte accompagnate da shock settici. E altre donne dovettero subire degli interventi d'urgenza per delle gravidanze ultrauterine. Possiamo dire che unicamente il 30% non ebbe incidenti di percorso.
Per questo l'Agenzia del Farmaco negli Stati Uniti impose l'applicazione di una banda nera sulla confezione del medicinale. E i dati inoltre dicono che questa pillola ha una percentuale di mortalità molto più elevata rispetto all'aborto chirurgico. Per la precisione, aborto chirurgico un morto ogni milione. Aborto chimico, un morto ogni 80.000. Cos'è la pillola del giorno dopo, comunemente chiamata Norlevo? La pillola del giorno dopo, cioè il Norlevo, fu presentata ed è commercializzata come un contraccettivo d'emergenza da assumere entro 24 ore e non oltre, a seguito di un rapporto sessuale che si ritiene presumibilmente fecondante per bloccare l'inizio di una gravidanza. Questa È una pillola contraccettiva o abortiva? bugiardino sul farmaco si legge: la contraccezione d'emergenza è un metodo di emergenza che ha lo scopo di prevenire la gravidanza in caso di rapporto sessuale non protetto. Non c'è alcuna componente ormonale estrogenica. Il farmaco possiede una sostanza appartenente a un gruppo di farmaci chiamati progestinici. Queste affermazioni sono affermazioni ambigue e sono molto differenti da quello che è la realtà scientifica. La pillola contiene prodotti chimici ormonali costituiti sia da estrogeni che da estroprogestinici che rendono irrealizzabile l'annidamento dell'embrione nella parete uterina, cioè il prosieguo della fecondazione, dato che il farmaco interviene a fecondazione già incominciata. Quindi noi, convinti che la gravidanza cominci con la fecondazione e non con l'impianto delle blastociti nella parete uterina, per noi risulta chiaro che l'azione antinidatoria della pillola è un evidente aborto provocato chimicamente. Di conseguenza, noi riteniamo che è improprio presentare questa pillola come una pillola contraccettiva. Qual è la valutazione etica? Eticamente l'uso di questo preparato assume la stessa gravità morale dell'aborto. Essendo questa una pratica abortiva, anche se compiuta omettendo le procedure tradizionali, quindi in aperto contrasto con la legge 194 del 1978. Inoltre, e questo è poco sottolineato, la pillola del giorno dopo potrebbe procurare delle gravi conseguenze al fisico della donna, dalla nausea all'emicrania, da un forte mal di pancia all'assenza di appetito, fino a un disordine nel ciclo mestruale. Dunque, il Norlevo sopprime l'embrione nel suo sviluppo prima che la donna possa accorgersi della sua presenza dall'assenza del ciclo mestruale. Accanto a questa pillola ne troviamo un'altra, la cosiddetta Ella One. Cos'è? Negli Stati Uniti l'Agenzia per il Farmaco nel 2008 commercializzò un nuovo abortivo di emergenza a lunga durata a base di ulipitral acetato. In Europa questo farmaco fu approvato nel 2009 dall'EMEA
e in Italia fu presentato nel 2011 ed entrò in commercio nel marzo del 2012. L1, il nome di questa pillola, definita anche la pillola dei 5 giorni dopo, va assunta entro 120 ore da un rapporto sessuale ritenuto presumibilmente fecondante per bloccare il proseguo della gravidanza. Che differenza c'è tra questi farmaci? Il Norlevo ed Eluan impediscono l'annidamento dell'embrione nell'utero, mentre la RU486 è un vero e proprio aborto. Ma in entrambi i casi dobbiamo dire che si tratta di aborto. Io osservavo a questo proposito San Giovanni Paolo II nella Evangelium Vitae. Forse questo fenomeno linguistico è esso stesso sintomo di un disagio delle coscienze, ma nessuna parola vale a cambiare la realtà delle cose. L'aborto procurato è l'uccisione deliberata e diretta, in ogni modo sia attuata, di un essere umano nella fase iniziale della sua esistenza, compresa tra il concepimento e la nascita. In Italia se ne fa molto uso? L'acquisto di queste pillole è in costante aumento. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, le vendite sono aumentate del 55% negli ultimi 5 anni, attestandosi a 256.000 confezioni annuali. E il 50% e il 55% di coloro che vi ricorrono sono delle ragazze e delle giovani tra i 14 e i 20 anni che ricorrono a queste pillole con la convinzione di assumere un innocuo farmaco. Come interrompere questo pericoloso crinale? Io credo che l'unico modo per interrompere questo crinale pericoloso sta nell'intervento delle famiglie. Nell'intervento delle famiglie che dovrebbero con serietà educare i figli nel comprendere come vivere le relazioni con l'altro sesso. Grazie Don Gianmaria, torneremo ancora insieme la settimana prossima con un nuovo appuntamento di Spunti di Bioetica.